Радари. E il 16 e 17 febbraio prossimi a San Mugheo si terrà la consueta sfilata delle maschere che sono eh, tipiche eh, di questa comunità. Sarà un'occasione per visitare il museo tessile che eh, sarà aperto e eh, sicuramente un modo per conoscere l'arte e la cultura di questi luoghi che si basano eh, per la gran parte sul eh, tessuto e sul, eh, sull'arte tessile con noi abbiamo il direttore del museo Baingiu Krukku. Sì, il museo eh, sarà aperto anche il giorno della sfilata, eh, il museo ricordiamo rimane aperto dal martedì alla domenica per tutto l'anno. In questa occasione si potranno visitare tre collezioni. Una è la collezione permanente, quindi la collezione storica del museo che va dal 1700 fino agli inizi delle, degli anni 50 del Novecento. Sarà visitabile anche eh, la mostra del Principe, che raggruppa 18 manufatti realizzati grazie al contributo del Principe Agacan. E infine la mostra della collezione Anno d'Arte, che è un concorso di realizzato nel 2013 e poi con eh, i successivi tappeti eh, realizzati i laboratori di Samugheo Ecco, questa è una comunità che eh, come dicevamo prima affonda le sue radici nell'arte tessile ecco ehm, c'è un rilancio in questo momento di tutto l'artigianato Sì, sì, c'è un rilancio e eh, Samugheo Sta rispondendo bene anche a, queste, a questo periodo positivo. Eh, ricordiamo che Samugheo è il paese in cui esistono la maggior parte dei, dei laboratori regolarmente iscritti, eh, quindi possiamo considerare Samugheo come il centro della tessitura sarda. Ecco, e eh, a proposito eh, di questo, ehm, volevamo anche ricordarvi eh, che eh, annualmente si tiene una mostra eh, per, eh, che ospita i maggiori artigiani della Sardegna. Sì, la mostra eh, si ripete ogni anno, quest'anno siamo alla 53 edizione e, e verrà fatta nel periodo estivo come di consueto. Quindi, Samugheo conserva davvero tanti tesori, eh, quindi, cogliamo l'occasione per venire a visitarla e fare un salto al museo con eh, insomma delle de guide turistiche d'eccezione lei insomma giovanissimo direttore eh, museale sì sì direttore museale ma il, al museo lavora un, un bel gruppo di, di guide che potranno come dire soddisfare tutte le curiosità delle, dei visitatori andiamo avanti con ordine ultimo atto questa sera al teatro